Lea e lui è Pablo. Vi diamo il benvenuto sul nostro canale e vi chiediamo di metterci un like e di iscrivervi. Ciao amici, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi ho un appuntamento molto importante con i cassetti che sono sotto al mio letto. Sono 4 cassetti grandi, belli capienti, e la fortuna è che all'interno non c'è tantissima roba, nel senso che non esplodono, quindi sarà più facile per me svuotarli e pulire bene all'interno per poi rimetterci dentro le cose. Siamo? Iniziamo. Intanto Pablo mi fa compagnia, si è accomodato sulla poltroncina. Mamma mia, guardate quanto è bello, sembra un principe. Ci tengo i tappeti puliti. Adesso vado a metterli da un'altra parte, così pulisco bene all'interno. Un po' di polvere con diciamo tutte quelle coperte, vado a dare una rassettata generale. Thank you.
adesso vado ad aprire un po' la finestra, così lascio arieggiare e la camera è finalmente pulita, diciamo, i cassetti sono puliti e io mi sono levata un grande pensiero. Non perché sia così difficoltoso, ragazze, ma perché siccome ho avuto mal di schiena, voi lo sapete, stare così chinata, diciamo che ancora non è il massimo. Quindi avevo un po' paura di fare questo video perché ho detto, Dio mio, se sento dolore mi blocco. Invece per fortuna è andato tutto bene. Comunque adesso ho terminato e faccio arieggiare la camera, come vi avevo detto, e finito. Vi devo dire la verità, ragazzi, se avessi avuto diciamo casa piena di biancheria e di cose varie, non sarebbe stato così veloce e così semplice. Io da quando ho adottato questo nuovo metodo di non diciamo accumulare cose su cose, mi sto trovando benissimo. Spendo meno soldi, ma ci metto anche di meno a pulire. E mi sento sempre, diciamo, abbastanza libera di poter fare le cose velocemente, perché non devo levare roba su non roba. Non solo ne giova il portafogli, ma ne giova anche, diciamo, il tempo, perché ho molto più tempo da dedicare alle cose che mi piacciono piuttosto che alle pulizie di casa, che poi continuo a farle, però, perché tutti le dobbiamo fare, però ci metto sicuramente molto molto meno, perché ci sono meno cose rispetto a prima. Allora, ragazzi, per oggi è tutto. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e vi chiedo di mettermi un like, iscrivervi al canale e di seguirci sulla nostra pagina Instagram e su TikTok, Lea e Pablo. Io vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video.